Buon pomeriggio a tutti, benvenuto al nostro signor sindaco a questo incontro con il pubblico dell'Università della Terza Età di Pordenone. E porto anche i saluti della nostra presidente Adriana Predozzan, che sarà in collegamento, ma non in video, con noi, seguirà l'incontro ugualmente da remoto. E volevo ringraziare a nome di tutti il sindaco per la sua disponibilità, per questo incontro ormai tradizionale che abbiamo dovuto posporre rispetto alla solita data che usualmente è in dicembre, perché è stato anche lui colpito dal Covid. Speriamo che adesso stia bene, che sia tornato in forma e che il Covid non abbia lasciato strascichi, ma lo vediamo bene in forma. E volevo cederle la parola per parlare dei cambiamenti, della città, dei cambiamenti nella città, perché continuiamo a vedere un sacco di cantieri che ci prospettano una città sempre più bella, sempre più vivibile e anche sempre più verde. A lei la parola e grazie. Grazie, grazie a lei, grazie a chi è in collegamento. Ai soci dell'Università Terza Età, un saluto alla Presidente Predonzan. Ecco, purtroppo è dispiaciuto anche a me dover saltare l'appuntamento tradizionale, ma questo maledetto Covid purtroppo stravolge le nostre esistenze. Rispetto agli anni scorsi, però, non vorrei tediarvi con quella lunghissima relazione di 2 ore in cui si va nel singolo dettaglio. Ho pensato che forse la prospettiva, l'indirizzo da dare a questo intervento fosse di concentrarsi su alcuni macro punti, macro problemi. Anche alla luce proprio di quello che è capitato, dei cambiamenti che ci imporrà questa pandemia, trascurando magari alcuni aspetti altrettanto importanti, ma poi sono ovviamente a vostra disposizione. Prima la signora Grassetti parlava proprio dei tanti cantieri che sono così, dislocati tra il centro e i quartieri. Il Covid non ha sicuramente aiutato, anzi, ha complicato ulteriormente le cose perché anche se c'era l'opportunità e la possibilità in alcuni cantieri di continuare. Persino durante il lockdown, purtroppo il sistema degli appalti che attribuisce ad una ditta che magari viene da fuori regione di poter venire a lavorare qua ha creato molti problemi. Qualcuno non voleva venire a lavorare, oltre al disagio e difficoltà nel reperimento di quelle che erano le materie prime proprio per svolgere questo tipo di lavori. Quindi c'è stato sicuramente un ritardo. Però per le opere principali, direi per il 90%, tra fine febbraio e la primavera, quindi parliamo marzo-aprile, saranno tutte concluse. Quindi abbiamo accumulato ritardo, ciò che doveva terminare a dicembre ovviamente slitterà di qualche mese. Ma quello che ha fatto emergere con prepotenza questa pandemia è stata la necessità di rivedere alcuni siti, alcune strutture, alcuni servizi legati soprattutto a funzioni di carattere sanitario. Quindi tanti lavori devono andare avanti perché rendono la città più funzionale, più moderna, più green, pensate alle fognature, comunque alla necessità di, come si fa in una casa ogni tanto, di sistemare, no? Le stanze. Noi abbiamo le strade, gli edifici, le scuole, gli asili, eccetera, eccetera. In questo momento abbiamo due fenomeni, uno che va indipendentemente dalla pandemia, l'altro acuito dalla pandemia, che è l'invecchiamento progressivo della nostra popolazione. E quindi l'invecchiamento della popolazione insieme alle preoccupazioni che potranno essere legate alla pandemia o a futuri scenari è quello di una revisione degli spazi in cui viviamo quotidianamente, quello dei servizi. Uno su tutti è quello dell'ospedale. L'ospedale è in fase di costruzione, parlo di quello nuovo, anche se siamo nel 2021 ancora purtroppo non è pronto. Ciò però che sappiamo con certezza è che quando sarà pronto sarà comunque troppo piccolo e inadeguato rispetto per esempio ad un'emergenza come quella che abbiamo vissuto. Questo perché? Perché la filosofia che reggeva tutte le politiche sanitarie del passato e che tutti avevamo sposato convintamente, io compreso, era quello che bisognasse stare molto lontani dagli ospedali perché avrebbe sopperito l'ospedale solamente alle cosiddette acuzie, che ha avuto un infarto, che ha avuto altri problemi di emergenti, ma non avremmo più avuto casi di cronicità. Le cronicità andavano o dovevano essere gestite a livello domiciliare, a livello distrettuale, a livello di ambito. Ora, questa linea va sicuramente perseguita ancora, perché è corretta e giusta, però la pandemia ha dimostrato che in realtà l'ospedale svolge ancora una funzione insostituibile e sorprendentemente, attraverso una cosa invisibile che si chiama virus, abbiamo capito tutti che disallestire
quelle che erano strutture sanitarie primarie è stato fondamentalmente un errore. Quindi servivano, e si vede anche oggi, più posti letto, ma in prospettiva sapremo anche che la popolazione più fragile, la popolazione più anziana, se è anche colpita da un virus come il Covid, in ospedale non ci sta 7 giorni, ma ci sta molto di più, e che indipendentemente dal virus, la cronicizzazione di alcune malattie, di alcune patologie, di alcune condizioni fisiche delle persone più fragili impone non solamente un'assistenza di tipo domiciliare che può essere precaria, ma impone invece un'assistenza di carattere specificatamente sanitario. Quindi servono posti letto e servono strutture di intensità diversa dipendentemente dal grado di autonomia o dal grado di malattia che ha questa persona. Per cui il ragionamento che abbiamo sviluppato durante il lockdown e poi questi mesi insieme all'azienda sanitaria, insieme alla regione, è sulla necessità, anzi sulla ineluttabilità della riqualificazione, la riconversione di almeno uno dei padiglioni che poi resteranno vuoti una volta che saranno trasferiti nel nuovo ospedale. Questo per avere degli spazi più ampi e contestualmente ovviamente l'abbattimento dell'altro padiglione e delle strutture non più necessarie per creare un'area verde e quantomeno dei parcheggi in una zona che ormai è densissimamente edificata, urbanizzata e conseguentemente che rischia tramite l'ospedale di essere trovarsi in una condizione dal punto di vista della qualità e della vivibilità peggiore, sia per chi risiede sia ovviamente per chi è ospite dell'ospedale. Su questo si sta ragionando. Il problema, come potete immaginare, è di natura eminentemente finanziaria, perché un'operazione del genere non costa qualche milione, ma costa parecchi milioni di euro, però è chiaro che non abbiamo alternative. Cioè questo è un senso unico su cui si dovranno concentrare le energie progettuali e anche finanziarie della regione e del comune nei prossimi anni, proprio per rispondere, ripeto, a quelle due necessità, una quella dell'invecchiamento della popolazione e due quella della crescente cronicità delle malattie. Rispetto all'invecchiamento della popolazione, salvo uno shock demografico, quindi un aumento di natalità che però è estremamente improbabile, è chiaro che non solamente l'ospedale ma anche gli altri servizi della città, poi lo accennerò, dovranno essere modificati. L'altro aspetto riguarda un tema che in questo momento è al centro del dibattito politico, e cioè non discutere solamente del contenitore ma anche dei contenuti dell'ospedale. Ora, guardate, con grande franchezza devo dirvi che mi sono un po' stancato, ma penso tutti, di ridurre, di rubricare la questione della sanità pordenonese ad una schermaglia politica in cui chi governava la regione prima viene accusato e poi quando va l'opposizione accusa chi è al governo. Ci sono problemi storici che devono essere affrontati e oggi è il momento giusto per affrontarli, perché non è accusando l'attuale direttore generale, l'attuale assessore regionale che si risolvono i problemi, ma è secondo me attraverso la strada del dialogo. L'impegno che Riccardi ha pubblicamente fatto qualche giorno fa di un piano per la città del Pordenone è secondo me gestibile in questa maniera. Cioè è giusto che chi oggi rappresenta la posizione vigili e controlli sul fatto che questo piano venga effettivamente varato, e dall'altro lato il sindaco ha il dovere di fare in modo che quel piano contenga le richieste e le istanze che ha recepito dai direttori del dipartimento, dai primari, dai medici, dagli infermieri, dagli operatori sanitari, che sono coloro i quali all'interno dell'ospedale vivono, lavorano e operano, e quindi hanno sicuramente una percezione molto più pratica e molto più nitida di quella che può avere magari un funzionario che opera e lavora a Trieste. Quindi i prossimi mesi da questo punto di vista saranno assolutamente cruciali. Riqualificazione dell'ospedale vecchio, tra virgolette, e dall'altro lato contenuti in termini di personale, contenuti in termini di tecnologie. Ho fatto notare che abbiamo una sola risonanza magnetica e quest'estate si deve essere bloccata, e quindi era bloccata l'operatività di quel dipartimento e occorreva mandare i pazienti al policlinico pagando, perché è una struttura privata. Quindi questo è sicuramente il primo focus su cui si dovrà concentrare l'attenzione di chiunque gestirà il comune nei prossimi 5 anni. La seconda questione, sempre legata all'invecchiamento, è quella che ho accennato anche lo scorso anno, e cioè quella di garantire la città di servizi dedicati alla terza età che siano degni di questo nome. È assolutamente inaccettabile che una struttura come Casa Serena degli anni 60, con gli standard degli anni 60, possa ospitare centinaia di persone, di quelli che erano gli ex protagonisti della nostra comunità, perché oggi le case di riposo, soprattutto quelle pubbliche, perché le private rispondono magari a criteri diversi, anche se ne sono case di assoluta eccellenza, hanno degli standard dal punto di vista edilizio, dal punto di vista degli spazi, dal punto di vista del comfort, dal punto di vista della tutela dei diritti della persona anziana. Pensate ad una banalità: le persone allettate oggi
hanno la possibilità in queste strutture nuove di avere delle terrazze molto grandi per portare fuori il letto e quindi di godere del cielo, del sole. A noi sembra una banalità, però per chi è costretto in fermo a letto non si può muovere, questa non è assolutamente una banalità. O di suddividere gli spazi, di avere dei luoghi in cui poter vivere anche la propria vita privata. Bene, la progettazione di questa casa di riposo è stata finanziata recentemente con quasi 900.000 euro da parte della Regione. Noi adesso procederemo speditamente nella progettazione con i tempi biblici, devo dirlo che purtroppo la pubblica amministrazione ha, legata alle norme, ai vincoli e alle leggi che a cui dobbiamo soggiacere in termini di progettazione e poi di appalti pubblici, però nell'arco di qualche anno una nuova casa di riposo per almeno 120 persone troverà sede a Villanova in un luogo ideale, cioè le case di riposo non devono più essere gigantesche, devono essere invece di medie dimensioni, innervate nei quartieri per consentire soprattutto a persone che hanno delle potenzialità residue, che hanno delle capacità residue, di poter uscire, di poter socializzare, di poter incontrare i loro parenti, di bere caffè, di comprare un giornale, insomma di vivere quella che è la vita normale. E dall'altro lato, i non autosufficienti, di poter godere di quel comfort, ripeto, che Casa Serena oggi non offre. Su questa strada dovrà procedere chiunque, ripeto, questo comune o un'altra amministrazione per consentire che l'aumento di richieste che arriverà sicuramente di strutture o in termini di centri diurni o comunque di residenze siano, ripeto, costruite secondo criteri moderni. Considerate che la realizzazione della nuova casa di riposo costa circa 12-13 milioni di euro. Sono parecchi soldi, però sono soldi che vanno investiti in strutture che hanno una valenza, una rilevanza sociale assolutamente ineludibile, quindi è un obiettivo primario. C'era un vecchio assessore regionale alla salute, si chiama Miro Kosic, era una persona molto malata, una persona disabile, girava in carrozzina, cui sono ancora amico, che diceva una cosa secondo me fondamentale, cioè che uno degli obblighi, uno degli imperativi a cui un amministratore deve rispondere è quello di fare in modo che soprattutto nel campo delle politiche sociali siano queste adeguate ai bisogni del paziente e non il paziente adeguarsi alle strutture. È un obiettivo difficilissimo, complicatissimo, ma è la stella polare che chiunque deve seguire per consentire poi a chi è in difficoltà e non certo per sua volontà ma per sua sfortuna di poter godere davvero di quelli che sono i servizi pubblici di carattere sanitario o di carattere sociale. Dicevo però che c'è anche un aspetto non legato necessariamente alle strutture. Oggi architetti, urbanisti, amministratori si arrovellano e discutono, c'erano anche degli articoli molto interessanti sul Corriere della Sera recentemente legati alla rigenerazione urbana, alla ridefinizione degli spazi aperti o dei servizi delle strutture di una città per consentire alle persone anziane di poter godere e di poter beneficiare di una serie di opportunità o dei servizi, il barbiere, il negozio di alimentari, l'estetista piuttosto che il calzolaio, senza dover spostarsi nei centri commerciali, dislocati magari lungo la Ponte Bano, spostarsi troppo lungo. Perché ci sono persone che magari possono farlo, ma persone che potenzialmente in futuro avranno maggiore difficoltà. E infatti si assiste lentamente, ma secondo me è un trend progressivo, ad un cambio di paradigma rispetto al passato. Cioè le grandi strutture entrano in difficoltà e si riscopre il gusto degli insediamenti all'interno del centro storico da un lato, ripeto è una tendenza appena nata, poi c'è un problema grosso di cui vi dirò, e dall'altro lato anche la riscoperta dei cosiddetti negozi di vicinato, che scontrano due problemi. Uno è l'e-commerce che fa una concorrenza spietata perché il negozio ce l'ha in casa attraverso un click. E secondo sono le politiche non pubbliche ma private che non comprendono che è cambiato il mondo, che quindi chiedere affitti esagerati è assolutamente sbagliato. E manca probabilmente anche una politica nazionale, i comuni non hanno leve finanziarie sufficientemente incisive per fare in modo che tasse, tributi, non gravino così tanto sulle proprietà degli immobili e quindi consentono invece un'equa distribuzione e anche occupazione degli spazi dipendentemente dalla capacità di un imprenditore. Perché oggi aprire un negozio di frutta e verdura significa sostanzialmente, se non hai fortuna, chiudere come qualsiasi altra attività, perché i costi fissi sono sostanzialmente insostenibili. Però è questa la linea su cui si dovrà costruire anche la nuova città. Quindi da un lato la riqualificazione urbana, ma dall'altro lato mettere a disposizione ogni strumento per consentire la dislocazione a livello di quartieri di attività che possono essere fruite da coloro i quali con più difficoltà si spostano all'interno della città. Questo si collega anche alla revisione del trasporto pubblico locale. Era un obiettivo che noi ci eravamo
prefissati di chiudere entro i 5 anni, ma anche qui il diavolo ci ha messo lo zampino. Perché? Perché la gara è una questione burocratica, cerco di spiegarla, la gara per l'attribuzione del trasporto pubblico locale, cioè la gara regionale per chi deve gestire le corriere, ha subito un fortissimo rallentamento di anni a causa di una causa tra il primo, il vincitore, e il secondo. Il primo era il consorzio delle aziende del Friuli Venezia Giulia, il secondo invece era Bus Italia. Immaginatevi due colossi che si giocano la partita al trasporto pubblico locale che vale decine di milioni di euro e si è trascinata per anni fino alla Cassazione, quindi solo poco tempo fa è stato deciso che il vincitore ufficiale è il consorzio TPL del Friuli Venezia Giulia e conseguentemente solo oggi si inizia a ragionare sulla revisione di quella che è la cosiddetta linea rossa. E noi abbiamo già iniziato a ridisegnare insieme alla regione, immaginandola non concentrica, ma invece a raggio, cioè per consentire che ci siano spostamenti molto più rapidi dai quartieri verso il centro, in modo tale che nell'arco di 10 minuti uno raggiunga una destinazione sufficientemente vicina ai punti di interesse principale, per esempio l'ospedale piuttosto che il centro, o gli uffici che sono al Bronx, come l'INPS, l'Agenzia delle Entrate. Dall'altro lato, la creazione di cosiddetti parcheggi scambiatori attrezzati in cui le persone, o anziane o giovani, possono trovare vuoi l'autobus o vuoi quelle che sono formule oggi più spinte a livello europeo e per i quali stiamo ricevendo finanziamenti, ma ripeto, c'è la questione della progettazione e realizzazione, come il bike sharing, cioè raggiungere poi il centro in bicicletta o con i mezzi elettrici. Questo deve valere anche per chi porterà le merci all'interno del centro storico, perché ci sono realtà ormai consolidate, senza andare troppo lontano, Vicenza, in cui anche i fornitori dell'attività della commerciale dei negozi non entrano più con i camion all'interno del centro storico, ma hanno dei punti di smistamento dopo i quali le merci vengono portate con mezzi elettrici, in modo tale da garantire da un lato la vivibilità del centro e quindi di valorizzarne proprio la sua funzione, dall'altro lato anche avere una funzione di carattere ecologico. L'altro aspetto essenziale sarà quello delle scuole. L'altra parte debole e fragile che ha subito pesantemente non solamente un disservizio perché non è andata a scuola, ma anche un contraccolpo notevole dal punto di vista psicologico, per il quale bisogna iniziare anche a ragionare, sono stati i ragazzi, i bambini, stati reclusi a casa. Io ho due figli, l'ho visto su quella più grande e anche su quello più piccolo. Sono stati privati del loro diritto alla relazione, alla socialità, allo stare insieme, ma anche all'imparare, che questo sistema francamente rende difficile anche a me interloquire con voi, perché mi sembra di parlare da solo non vedendo fondamentalmente nessuno. Questo impone però una serie di operazioni. Lo dico con orgoglio, questa amministrazione ha fatto una scelta, non prendetelo come uno spot elettorale, prendetelo come, dicevo prima, come un imperativo categorico che viene rispettato, quello di fare una sorta di mappatura dello stato di manutenzione degli edifici. Perché se accanto alla pandemia ci mettiamo anche le condizioni delle aule che magari sono non perfettamente ottimali, di una tecnologia scadente, della mancanza di banda larga, e di arredi che non sono di qualità, di luoghi che non sono convenienti per la socialità o per l'educazione dei nostri ragazzi, è chiaro che il pubblico deve intervenire. Il comune ha la proprietà degli asili comunali, delle scuole materne comunali, delle scuole medie e delle scuole elementari. Abbiamo trovato una situazione molto precaria. Molto precarie. Si tratta di decine di edifici, grandi spesso come piccole caserme, e che hanno bisogno di tutto, cioè di impiantistica, di pavimenti, di arredi, di lavagne tecnologiche, di banda larga, di computer. Noi di media ogni anno, rispetto all'assestato del 2015, abbiamo investito più di 4 milioni di euro. Cioè se nel 2015, faccio un esempio, non mi ricordo il numero, si spendevano 2 milioni e mezzo, noi ogni anno spendevamo 4 milioni e mezzo in più, in modo tale da recuperare questa lacuna. E questo ci ha permesso di intervenire con manutenzioni sostanzialmente in quasi tutti i plessi, con interventi che talvolta non vengono neppure apprezzati, perché quando si fa un intervento di antisismica, cioè per evitare che la scuola cada addosso ai ragazzi e agli insegnanti in caso di terremoto, o per esempio la sistemazione dell'impiantistica interna, è evidente che fa meno effetto di un intervento estetico con cui dipingiamo i muri o sistemiamo magari il parco esterno. Fermo restando che anche queste operazioni sono state fatte in gran parte delle scuole e continueranno attraverso un piano di manutenzione o di revisione globale della scuola, dipendentemente dallo stato e dalle condizioni in cui si trova. Per esempio, la 4 novembre
inizialmente doveva essere semplicemente un intervento antisismico da 700.000 euro, abbiamo aggiunto altri 800.000 euro perché conveniva rifarla sostanzialmente quasi nuova. E il Covid ovviamente poi ci ha messo lo zampino, per cui verrà consegnata probabilmente per Pasqua. Così come è importantissimo il fatto che accanto all'intervento comunale la Regione abbia recentemente stanziato i fondi per garantire il collegamento con la banda larga di tutti gli istituti scolastici. Questo è essenziale perché? Perché altrimenti oggi la tecnologia, che ha aiutato soprattutto durante il periodo della pandemia, è fondamentale per connettersi non solamente quando c'è il lockdown, ma anche per andare su internet o per fare altri tipi di intervento. Così come quasi tutti gli interventi che avete visto, che vi hanno creato stress e disagio in città quando rompiamo le strade, prevedono anche già la predisposizione delle cosiddette canalette per la banda larga, in modo tale che i gestori possano poi connettere tutta la città e consentire magari di non avere il paradosso che abbiamo la banda larga a scuola, ma il ragazzo nel suo proprio condominio non riesce a connettersi perché non ce l'ha e deve sopperire in altre maniere. Quindi questo grande piano di interventi sulle scuole serve a garantire qualità degli edifici, qualità degli standard in cui si sta all'interno, ma anche qualità nelle dotazioni tecnologiche. Quasi tutte le scuole oggi hanno l'aula 4.0, si continua ogni anno un po' alla volta ad investire per recuperare il gap tecnologico che era atavico, era come dire una cosa ereditata e profondamente grave. Su tutte poi la realizzazione dell'opera che tanti attendevano, perché è in condizioni veramente inaccettabili, cioè la scuola Loser, per il quale abbiamo già incamerato 10 milioni di euro e la progettazione è già in corso. Prevediamo che per luglio-agosto ci sarà sicuramente l'avvio dei lavori con l'abbattimento della palestra e l'inizio della realizzazione della nuova scuola. Se qualcuno editore avrà notato che tra la Loser e la Beato Dorico in questi giorni si sta montando una palestra temporanea prefabbricata che servirà proprio ai ragazzi, sperando che il Covid gli consente di fare palestra al chiuso o in caso di maltempo, servirà proprio ad essere utilizzata dalle associazioni o dalla scuola nel mentre realizzeremo il nuovo edificio, perché la vecchia Loser e la vecchia palestra verranno completamente abbattute, quindi realizzeremo un progetto di nuova scuola all'interno di un contesto verde, green e più adatto a quelli che sono i bisogni degli insegnanti, delle famiglie, ovviamente dei ragazzi. E c'è un aspetto che abbiamo registrato, non riguarda solo questo, ma è collegato al tema delle scuole, che secondo me è estremamente importante e che impone una riflessione su una alleanza più forte tra i diversi livelli istituzionali. Una delle difficoltà che io come sindaco, ma ve lo direbbe qualunque sindaco di qualunque città d'Italia, è la difficoltà nel trovare provvedimenti di carattere nazionale che siano veramente tarati e costruiti sulle esigenze reali che noi viviamo. E la crisi economica conseguente alla pandemia, e i cui effetti e i contraccolpi si vedranno in maniera molto più chiara nei prossimi mesi, ha già imposto ai comuni di sborsare parecchi soldi. Però non ha molto senso continuare a mandare esclusivamente soldi per i buoni spese alimentari, visto che qui c'è una rete familiare, di solidarietà o pubblica, che comunque consente a tutti di mettere insieme il pranzo con la cena, non certo di risolvere tutti i problemi che può avere una famiglia. Ci sono problemi diversi legati alla possibilità di garantire a questi ragazzi di andare a fare sport, di pagare magari la retta o di frequentare un corso di musica, di non essere lasciati quindi in giro per la strada per le ristrettezze economiche della propria famiglia, ma anche per le famiglie di pagare per esempio i costi ingentissimi degli asili. Noi abbiamo introdotto il cosiddetto quoziente Pordenone, che mitiga e abbassa quanto più possibile i costi per le famiglie degli asili nido, ma di fatto che uno vada nel pubblico mitigato o vada nel privato meno mitigato, il costo di un bambino all'asilo nido rappresenta un secondo mutuo per la famiglia e molto spesso è un peso difficilissimo da sostenere. Quindi occorre una politica non solo regionale ma anche nazionale che vada incontro a queste necessità, quindi consentire che quello che è un diritto di poter mandare il proprio figlio in un luogo sicuro, e un asilo nido, una scuola materna, di poterlo fare senza sentirlo come un peso, una preoccupazione per il proprio portafoglio, per il proprio conto corrente, per l'equilibrio di economie familiari che talvolta sono davvero precarie. Così come è indispensabile, sempre alla luce di questa emergenza che ha fatto emergere diverse necessità che c'erano anche prima ma che adesso sono decisamente più scottanti,
è quello di garantire ai genitori che devono lavorare, probabilmente dovranno lavorare anche di più, quelli che manterranno il lavoro, un sistema ancora più attrezzato di dopo scuola. Cioè dobbiamo creare un'alleanza scuola-istituzioni per permettere ai ragazzi, che proprio magari quelli che hanno più difficoltà di carattere economico, poter usufruire di servizi sportivi, educativi, di dopo scuola, di recupero scolastico, di attività musicale, teatrale, culturale, qualsiasi necessità all'interno di un contesto educativo di qualità che è la scuola. Però per fare questo servono non tanto progetti, perché ce ne sono, servono risorse. Servono risorse che possono consentire al sistema scolastico o cose simili, una volta c'erano gli oratori, di tenere i ragazzi in circuiti sicuri, ma non solamente facendo i compiti, ma anche tutta una serie di attività complementari, possibilmente ad un prezzo assolutamente accessibile con la compartecipazione del pubblico. Questo proprio per evitare la dispersione di questi ragazzi, per evitare che ci sia dispersione di energie e di risorse, ed incanalarle invece sui binari giusti per consentire a queste persone di non essere disperse nella città, di non fare quello che talvolta vediamo il sabato pomeriggio, oggi, dopo che i ragazzi sono liberi dopo mesi di clausura, ma al contrario di farli diventare un po' alla volta i protagonisti della nostra comunità. L'altro aspetto macro di cui voglio parlare, cerco di essere più veloce possibile, e che assumerà una valenza ancora più urgente, è il tema dell'occupazione del lavoro. Lo possiamo affrontare da due punti di vista. Ci sono persone, ragazzi, che per loro fortuna, per loro bravura, per il loro talento, riescono a raggiungere i livelli di eccellenza nelle scuole superiori e all'università e sono ambiti anche per il percorso che hanno fatto all'interno del sistema imprenditoriale, ma sappiamo che oggi le aziende sono particolarmente esigenti e richiedono dei profili che siano confacenti e compatibili con quelle che sono le mansioni che all'interno dell'azienda si devono svolgere. Dall'altro lato però avremo un fenomeno che è, quando cesserà il divieto di licenziamento, sicuramente avremo un contraccolpo sociale notevolissimo e si tratterà di persone che probabilmente avranno degli skills, dei profili o dei curricula non immediatamente spendibili nel mercato del lavoro. E queste persone andranno ad aumentare, a implementare il numero di disoccupati di lunga durata o di breve durata che già tradizionalmente c'erano nel sistema economico del nostro territorio, che è un sistema tutto sommato decisamente più performante, più ricco e più con caratteristiche di benessere rispetto ad altri, ma che comunque subirà, ripeto, dei pesanti colpi. Quindi noi cosa possiamo fare? La prima cosa è che questo comune, Pordenone, nonostante appunto le caratteristiche di benessere che ha, già gestisce 3.500 cartelle sociali, significa persone che sono in condizioni di indigenza o persone che non sono povere, ma che alla fine del mese hanno delle difficoltà per ottemperare a quelli che sono i doveri del cittadino, pagare le bollette dei rifiuti o pagare l'affitto o pagare le rette della scuola, e quindi chiedono al comune o un aiuto totale quando sono in condizioni davvero di indigenza o un aiuto parziale. Ho però notato, alla luce anche dei dati che abbiamo rilevato proprio su coloro i quali fanno richiesta di aiuto, che ci sono persone che in un certo senso, uso un brutto termine, rimangono incistate, bloccate nel sistema dell'assistenza. E cioè dopo anni di aiuto non hanno ancora sviluppato una capacità di affrancamento da questa condizione e quindi si cullano in un certo senso all'interno del sistema di protezione pubblico dello Stato o del Comune, e non cercano percorsi diversi. Il nostro compito è quello di rafforzare invece i servizi di ricerca e di affiancamento di queste famiglie per consentire almeno a coloro i quali hanno una speranza di avere un ascensore sociale di uscire da questa bambagia, da questa protezione, per quanto si possa parlare di bambagia in una condizione del genere, e iniziare magari un percorso di ricerca di lavoro o di occupazione, in modo tale da essere autonomi, indipendenti, cercare l'autonomia di vita invece che l'assistenza sine die. L'altra cosa fondamentale è ridare energia ai centri per l'impiego. Le province, giusto o sbagliato volerle, non sta qui oggi noi discuterlo, avevano però qui a livello territoriale raggiunto dei livelli di eccellenza, a differenza del resto d'Italia dove collocavano circa il 3%, un processo di riforma molto virtuoso le aveva portate ad essere delle eccellenze nazionali. I centri per l'impiego della provincia di Pordenone intercettavano circa il 20% della forza lavoro, e nel momento, nel culmine in cui questa riforma stava svolgendo i propri effetti e quindi si poteva pensare di fare risultati ancora migliori, tutto è crollato.
sono state spostate a livello regionale, dove è molto più difficile costruire relazione col sistema delle imprese e costruire politiche di occupazione sartoriali, cioè costruite proprio sui bisogni della persona e sui bisogni delle aziende. Vi voglio fare un esempio. Qualche anno fa, le seguivo io a livello provinciale, in montagna c'era la necessità di assumere dei boscaioli per la manutenzione dei parchi da parte di cooperative agricole che agivano in montagna. Furono fatti dei corsi di formazione per la preparazione dei boscaioli. Quelle cooperative assunsero quel personale che era della nostra provincia e che andò a fare quel lavoro. Oggi mi risulta, mi hanno detto, non so se è vero, che nella nostra Valcellina operano cooperative austriache perché non si trova più personale che sia disponibile a fare questo lavoro. Perché evidentemente un funzionario che non ha, come dire, il contatto con la realtà del territorio, che non parla con l'imprenditore del territorio, che non conosce le esigenze del territorio, fa molta più fatica ad avere queste informazioni e a costruire progetti che poi vadano a risolvere il problema. Ecco perché noi abbiamo un servizio che si chiama Orienta Lavoro e ci stiamo attrezzando per prendere alcune competenze di alto profilo che ci aiutino ad essere un'interfaccia, ma anche uno stimolo nei confronti degli uffici regionali, in modo tale da presentare alle aziende quelli che sono gli incentivi e le opportunità che ci sono, e sono tanti, per assumere persone che oggi sono disoccupate. Nel costruire una scala di priorità, cioè nel collocare colui il quale è più in difficoltà e che se viene collocato risolve il suo problema, rispetto a quello che magari riesce a resistere ancora un po' perché ha una rete di supporto familiare, perché magari il lavoro che aveva gli ha consentito di mettere via qualcosa, insomma, costruire una sorta di, ripeto, di priorità sociale anche nel collocamento. L'altra è l'orientamento nei confronti dei giovani, cercare di consigliare nel fare scelte, sapendo che la scelta che faranno a 18-19 anni potrebbe condizionare tutta la loro esistenza, e quindi cercare di orientarli verso indirizzi scolastici, verso scelte che possano garantire il quanto più possibile uno sbocco occupazionale, se non certo almeno auspicabile. Il potenziamento dei cosiddetti ITS, cioè istituti tecnici speciali, che esistono a Pordenone, c'è il Kennedy, dopo la maturità si possono fare altri due anni, si diventa cosiddetti super periti, sono figure richiestissime dal sistema delle imprese che continua a funzionare nonostante la crisi economica, anzi qualcuno ha avuto anche dei risultati particolarmente importanti e chiede figure particolari, non si richiede più l'operaio generico. E l'altro è il potenziamento del nostro consorzio universitario. Il consorzio universitario che languiva, che era in condizione di estrema difficoltà, è stato fortemente rilanciato. Io ci ho sempre creduto, ma ci credo come polo che deve essere complementare rispetto agli Atenei. Chiarisco questa frase. Se avete notato, c'è qualcuno che se ne viene fuori dicendo che noi a Pordenone dobbiamo portare ingegneria, meccatronica, sì, possiamo portare anche ingegneria aerospaziale. C'è un piccolo problema. È vero che Pordenone deve rivendicare alcune funzioni, alcuni compiti, alcuni centri di potere che prima erano concentrati esclusivamente al di là del Tagliamento a Trieste. E mi pare però che in questi anni qualcosa abbiamo raggiunto. L'altro lato invece è fare il campanilismo al contrario, cioè siccome Udine ha l'università, voglio un'università uguale. È sbagliato, anche perché per portare un corso integrale di ingegneria o di meccatronica servirebbero milioni di euro, ed è chiaro che milioni di euro si chiedono poi anche ai fruitori di poter coinvestire. Al contrario, la mission del consorzio universitario deve essere quella di non avere concorrenza, di non dire c'è ingegneria a Udine, la portiamo a Pordenone, ma di portare corsi come banca e finanza, così come abbiamo fatto, su cui nessuno ci credeva e che già sono pieni di matricole. Perché banca e finanza non significa costruire gli sportellisti bancari, ma significa costruire gli ingegneri finanziari. E mi pare che di ingegneria finanziaria in questo momento, nelle imprese, nelle assicurazioni e nelle banche, ce ne sia assolutamente bisogno, perché l'economia reale sta sempre cedendo di più il passo appunto ad una politica di carattere finanziario che caratterizza ormai tutto il sistema imprenditoriale, dalla piccola alla grande azienda, dalla piccola alla grande assicurazione, dalla piccola alla grande banca. Ecco perché sono corsi molto frequentati, la stragrande maggioranza di persone viene da fuori, creando anche un piccolo indotto economico per la città. Accanto a banca finanza dobbiamo portare, c'è la disponibilità, tanto dal rettore di Udine quanto dal rettore di Trieste, altri corsi molto specialistici per consentire, ripeto, di creare delle nicchie che non si trovano altrove. Se uno vuole frequentare banca e finanza, o viene a Pordenone o va a Genova, e conseguentemente abbiamo un bacino di attrazione che altri non hanno. Se portassimo specialistiche di informatica a Pordenone, avremmo non probabilmente 10.000 iscritti, ma 200-300 sì, provenienti da tutta Italia, che non hanno questa facoltà da altre parti. E pian pianino dobbiamo
proprio lavora su questa strada. Il problema attualmente principale non è portare i corsi, ma è creare il luogo in cui farli. Perché? Perché il consorzio universitario è saturo e dobbiamo essere orgogliosi, se ne parla troppo poco, è saturo e ha bisogno di altri spazi. Ha bisogno della biblioteca di Ateneo, ha bisogno di uffici, ha bisogno di aule. Ecco perché noi, e poi ci ritornerò rapidamente, sull'area della MAN o sull'area in cui in questo momento è insediata l'ARPA, quindi prospiciente, attaccati, confinente del consorzio universitario, pensiamo proprio di ampliare la portata del consorzio stesso per creare un campus e fare in modo che siano le condizioni affinché Udine o Trieste possano portare qui ciò che è più utile alla realtà pordenonese. L'altro aspetto che abbiamo citato adesso importante è quello proprio dei giovani, e lo uso come altro polo del pendolo lungo il quale oscillerà la città e lungo il quale verrà costruita la politica della città. Se c'è la revisione del trasporto, i negozi di vicinato, fare in modo che ci siano dei servizi più vicini alle persone, ai quartieri, la rigenerazione urbana, benissimo. Tutto questo però è in funzione di un fenomeno sociale evidente che è l'invecchiamento della popolazione. L'altro dato che si evince dai dati statistici, anche quelli comunali, è che si restringe sempre di più la fascia dei giovani. Oggi la fascia preminente in città è quella composta dalle persone che hanno più o meno la mia età, ma che tra 10 anni non potranno più dire essere uomini di mezza età, ma entrano già nella fase dell'anzianità. I giovani veri e propri sono una minoranza e lo diventeranno sempre di più. Questo comporterà anche dei problemi, perché il picco attuale comporta l'occupazione di tutte le scuole e la necessità di predisporre magari anche altre aule per coloro i quali dall'elementare andranno alle medie, dalle medie alle superiori. Ma tra qualche anno questo flusso si bloccherà e avremo il problema di riconvertire anche spazi che attualmente sono dedicati alla scuola e che devono essere necessariamente mantenuti, ma che diventeranno probabilmente vuoti. Perché se le culle restano vuote, pian pianino, nell'arco di 15, 20, 30 anni, avremo anche ovviamente meno persone che andranno a scuola. Detto questo, il problema è anche quello di studiare e capire non solo come affrontare il disagio giovanile, su questo siamo attrezzati, i progetti che i servizi sociali mettono in campo, i progetti su cui abbiamo messo anche parecchi soldi, che lavorano silenziosamente attraverso gli operatori di strada, gli operatori di comunità, per intercettare all'interno dei quartieri in città il disagio giovanile, i debiti educativi, grazie anche come dire, al contatto costante con la scuola, sono sì un problema, ma siamo attrezzati. Quello che mi preoccupa è come dare voce ai tanti, e sono la stragrande maggioranza ragazzi, che invece non hanno problemi, ma chiedono di essere protagonisti della vita della nostra città. Il loro potere contrattuale è destinato a diventare sempre più flebile, perché chiunque amministrerà una città, una regione, saprà che la stragrande maggioranza del proprio impegno, dei propri progetti, dei servizi che dovrà realizzare e degli investimenti che dovrà mettere in campo saranno destinati ad una popolazione più anziana. Però non possiamo permetterci il lusso di non ascoltare coloro i quali sono la leva su cui fare forza per consentire ad una città, anzi direi ad una nazione, di non deperire, di non morire, di non avvizzire, ma al contrario magari di guardare con fiducia al futuro. Sarà quindi indispensabile creare delle camere di compensazione, cioè qualcosa che amplifichi la voce di questi ragazzi per consentirgli di partecipare attivamente alla vita istituzionale, alla vita culturale, al tempo libero. Ma io mi domando come possa un cinquantenne comprendere perfettamente quali sono le esigenze di un ragazzo di 15 o di 20 anni. Ecco perché sto cercando di creare appunto degli strumenti per fare in modo di recepire queste voci e di avere qualcuno che le comprende bene e non magari con un approccio paternalistico, le comprenda bene e riesca a declinarle per consentire di costruire una città che sia a misura delle persone della mia età, delle persone anziane, ma anche dei più giovani. L'altra sfida, se avete visto dappertutto, dal recovery plan ai fondi europei, come Horizon o le altre programmazioni, c'è sempre di più, anzi diventa quasi predominante, la questione ambientale. Tralascio e sorrido, ma poi sono pronto a discutere, che la questione ambientale in una città di 51.000 abitanti e che le principali agenzie dipendenti o giornali come Sole 24 Ore, Italia Oggi o L'Avvenire definiscono come il motore di traino in un territorio che è primo in classifica in Italia per la qualità della vita, dubito che il tema ambientale possa essere ridotto al taglio di qualche albero in città, senza analizzare quanti ne vengono poi piantati e dove ne vengono magari ripiantati.
Penso che il tema meriti un approfondimento diverso. Qualcuno si è chiesto come mai le PM10 a Pordenone vengono sforate anche durante il lockdown. Pensate davvero che in primavera e durante il lockdown ci fossero caldaie accese o fosse pieno di macchine che girava per la città? Nessuno si è posto il problema del perché queste polveri sottili attanagliano la città anche se nessuno gira e anche se i riscaldamenti sono spenti? La verità è scientifica, va ricercata. Noi siamo in una zona geografica particolarmente sfavorevole dal punto di vista del passaggio dell'aria e dei venti che caricano le polveri sottili dei grandi nodi autostradali. E conseguentemente poco tanto ci arriva soprattutto in determinate condizioni meteorologiche ed è più difficile combattere questa battaglia. È chiaro però che se anche noi facciamo la nostra parte nella diminuzione delle emissioni, molto meglio è. Ma la diminuzione delle emissioni non si combatte con gli alberi, per quanto migliaia ne siate piantati per creare delle barriere ecologiche. L'albero in centro città è un albero che ha una funzione decorativa, estetica, anche ambientale, ma soprattutto decorativa, ed è giusto che venga messo perché è bello, poi vi parlerò anche di piazza 20 settembre. La cosa più importante però è mettere degli alberi, che adesso sono piccoli, ma diventeranno grandi, in una logica di forestazione in zone che non sono abitate e che creano dei muri naturali per l'ossigenazione di Pordenone. Vi ricordo che Pordenone è tra la seconda in Italia per superficie di aree verdi e anche per la sua portata, quindi dal punto di vista ambientale. E quindi qual è la vera partita ambientale? È quella che non si vede, che dà fastidio. Lo dico provocatoriamente, ma mi perdonerete, insomma, qualche sassolino me lo voglio togliere. Ho visto gente abbracciarsi agli alberi, non ho visto nessuno abbracciarsi un tubo della fognatura. Anzi, ho visto tutti lamentarsi perché si mette la fognatura. E voi sapete, almeno qualcuno saprà, che una delle regole auree della politica, quando ero ragazzo si sentiva, un sindaco non dovrebbe mai fare le fognature. Perché? Perché sono impopolari e non portano voti, perché devi rompere le strade, trovi sottostrada ciò che non dovrebbe esserci, perché soprattutto i lavori fatti negli anni 50 e 60, prima si facevano i lavori e poi si facevano i disegni, quindi apri le strade e non trovi nulla che corrisponda al progetto, quindi ci sono ritardi, poi ci sono polvere, quanto serve. Però credo che sia immorale nel 2021, ci siano interi quartieri della città che non sono serviti dalle fognature, che quindi scaricano o all'interno di vasche che l'Europa ormai ha definito non essere più tollerabili, o addirittura direttamente nelle rogge e nel fiume. Ecco. Però questo nessuno ha fatto specie. Negli anni 80 il Noncello era balneabile, oggi la carica batterica presente nel Noncello non consente più di renderlo balneabile. E non è frutto dei cambiamenti climatici, è frutto della nostra inciviltà, ma non nostra di certezza problematica, di chi evidentemente ha preferito fare altro. In anni, penso 80 e 90, in cui non c'era il patto di stabilità e quindi si poteva fare debito quanto si voleva e c'era una ricchezza palpabile all'interno della nostra comunità. Ecco, forse qualche responsabilità del passato c'è. Io credo che l'amministratore serio e responsabile debba invece accollarsi anche l'onere, a costo di perdere un po' di consenso, di fare delle iniziative che siano ecologiche negli esiti, non solamente nei proclami. Volete un altro esempio? L'efficientamento energetico. E quando sono arrivato mi sono fatto presentare la bolletta che pagavamo per il riscaldamento. Dovete pensare che il comune riscalda il proprio edificio, gli edifici delle politiche sociali, tutte le scuole dell'infanzia, tutti gli asili, tutte le scuole materne, la biblioteca, Palazzo Badini, le scuole medie, le scuole di proprietà quindi del comune, ogni edificio, le sedi delle associazioni, della filarmonica, ogni sede di proprietà comunale viene riscaldata, raffrescata, nutrientata dal comune. È un patrimonio immenso, gigantesco. E quindi la bolletta della luce e del gas è particolarmente pesante. Abbiamo intrapreso un percorso, non perché siamo più bravi, ma perché ogni tanto bisogna copiare, un percorso che abbiamo mutuato da città attraverso un confronto fatto a Rimini alla Fiera dell'Ambiente, e di partenariato pubblico-privato, e cioè di fare una gara in cui si chiede al privato che eroga energia di fare un'offerta in cui dici: se tu mi erogi energia allo stesso prezzo di prima, mi fai i lavori di efficientamento energetico sugli edifici. E perché il privato è contento di farlo? Perché se mi eroga energia allo stesso prezzo a cui me la erogava prima, ma mi fa l'efficientamento energetico degli edifici, ovviamente mi erogherà la stessa energia ad un prezzo inferiore. Io pagherò uguale, ma lui ovviamente spenderà di meno. E io ci guadagno l'energia e dall'altro lato la riqualificazione degli edifici.
Sapete quanto è valso nel contratto di gara che abbiamo stipulato perché ha vinto un'azienda molto importante a livello internazionale? Bene, i lavori che vengono fatti sugli edifici che riguardano scuole o altre proprietà pubbliche battono per 6 milioni di euro. 6 milioni che significano nuovi tetti, nuovi cappotti, nuovi impianti, nuovi serramenti, luci LED, integralmente fatti dal privato per risparmiare senza mettere un dito nelle tasche dei cittadini. Beh, mi sembra una cosa importante. Le opere stanno partendo tra il 2021 e la prima metà del 2021 e la fine dell'anno verranno completate tutte queste opere di efficientamento, che non sono, ripeto, opere estetiche, sono opere funzionali, ma estremamente importanti. Bene, questo intervento, al di là del beneficio che dà ai cittadini e alle casse del comune, comporterà un risparmio di 750 tonnellate anno di CO2 non emesse nell'atmosfera. L'altro partenariato pubblico-privato, che partirà invece nel corso del 2021, ed è definizione la gara, la stiamo facendo, è quella per l'illuminazione pubblica. Anche qui abbiamo preso gli esempi di grandi città, l'hanno fatto per esempio Parigi, ma anche alcune città italiane si sono attrezzate, ed è la sostituzione sostanzialmente integrale dei 4 quinti, il 90% degli impianti di illuminazione della città. Questo perché sono vecchi, vetusti e non sono funzionali. Se oggi si rompe una lampadina, deve essere qualcuno a segnalarlo al comune e il comune manda l'operaio che con la scala cambia la luce o cambia il lampione. Oggi esistono sistemi centralizzati di controllo e illuminazione in cui si può anche regolare l'intensità della luce, renderla più intensa su un attraversamento stradale quando si avvicina una macchina e automaticamente renderla meno intensa quando il pedone e la macchina sono passati. Sono pali intelligenti che all'interno contengono tecnologia che possono trasmettere alle macchine, allo smartphone, notizie sul traffico, sugli incidenti, sul tempo, su tutto. Bene, questo partenariato pubblico-privato consentirà un investimento da parte del privato di circa 8 milioni di euro che non mette il comune e il comune non mette le mani nelle tasche dei cittadini, con la sostituzione a LED di tutti gli impianti e con la mancata emissione di 800 tonnellate di CO2 anno in atmosfera. Credo che queste siano politiche ambientali di cui però non si discute mai. Perché se tolgo un ramoscello da un albero scoppia un dibattito che finisce in prima pagina, io non so quanti di voi sanno, nonostante i comunicati stampa, nonostante notizie di Facebook, che il comune si sta attivando da questo punto di vista. L'altro è quello che dicevo prima, cioè rivedere la città. Vi voglio fare anche qui un esempio concreto. Stiamo mandando avanti, ed è quasi pronto, tra l'altro, verrà presentato in primavera, lo studio di fattibilità per la nuova piazza di Borgo Meduna. Buttare giù tutti quei ruderi e creare un grande spazio non servirà solamente per creare la piazza o un'area di incontro per Borgo Meduna, servirà anche a questo, ma servirà anche per creare appunto aree di scambio in cui una persona da una delle zone più trafficate, che è via Udine, che dovremmo poi riqualificare, arriva, lascia la macchina e raggiunge il resto della città attraverso o l'autobus, creando quindi una fermata adeguata col nuovo sistema, o prende magari la bicicletta del bike sharing, o prende magari una navetta, perché si sta ragionando anche su questo, su alcuni tratti che rendono decisamente più comodo non utilizzare la macchina e quindi con una politica ambientale più efficace. L'altro è la riqualificazione di edifici privati. Oggi esistono tantissimi incentivi. Accanto alla riqualificazione energetica ambientale del pubblico, occorre che anche il privato segua questa strada. Esistono incentivi che devono essere maggiormente promossi da parte degli amministratori di condominio, da parte delle associazioni di categoria e sfruttati laddove ovviamente sia possibile, perché anche l'edificio privato contribuisce in qualche parte all'inquinamento. Non solo, la riqualificazione dell'edificio privato consente anche di contribuire all'abbellimento estetico della città. Un esempio che mi ha fatto molto piacere, vi do una notizia, è che Viale Marconi, per esempio, avete visto, non è proprio fatto di un'edilizia così, così bella, non è così attraente e può essere sicuramente riqualificato. Uno degli edifici belli che però è completamente abbandonato, sembra quasi cadere, è l'edificio dove c'era la Murrina qualche tempo fa. Era di proprietà di un fondo immobiliare di Milano che è fallito, è stato assorbito da un fondo immobiliare di Roma che ci ha contattato proprio poche settimane fa. E non so se c'è qualche giornalista collegato, direi di non bruciarmi la notizia perché vorrei che a darla fosse il fondo immobiliare, hanno deciso di riqualificare completamente quell'edificio, così come è stato riqualificato quello dinanzi,
perché detto, dinanzi all'investimento del pubblico nel rendere la città più funzionale e più bella, anche noi vogliamo fare la nostra parte. Quindi sotto rimarrà commerciale, sopra verranno creati degli appartamenti completamente nuovi. Stanno già lavorando alla progettazione, penso che sia una bella notizia. Cioè pubblico e privato, che come nel caso dell'illuminazione, dell'energia, anche nel caso della generazione urbana, si danno una mano. L'altro aspetto ambientale è quello dei rifiuti. Ho consumato, chiedo quanto tempo ho consumato per darmi una regolata, perché altrimenti io se parto dopo non mi fermo più. Può parlare ancora una decina di minuti, se crede. Allora, chiudo sul tema dei rifiuti. Il tema dei rifiuti è un tema importante. Avete notato anche qui con la pandemia che ha portato un'esplosione dei consumi. Si sta più a casa, c'è più richiesta di cibo per asporto o di materiale per asporto. Si usa molto l'e-commerce e quindi c'è un'esplosione degli imballaggi. Se voi dovete comprare una lampadina, andate al supermercato, la mettete nella borsa. Se ve la manda Amazon, l'involucro della lampadina, quindi la scatola, sarà a sua volta inscatolata. Questo ha prodotto un aumento della quantità di rifiuti prodotti in città, con un fenomeno che stiamo registrando, che ha bisogno ovviamente di un aumento del servizio. Un aumento del servizio significa anche rischio aumento dei costi. Bene, per intanto, per fine aprile faremo la sostituzione integrale di tutti i cassonetti di vetro lungo della città e poi un po' alla volta passeremo alla sostituzione anche dei cassonetti più grandi, perché quelli vecchi sono ormai sorpassati, non funzionali, non vale neanche più la pena probabilmente ripararli. La partita è tra porta a porta spinto o continuare questo sistema. Io l'ho già detto, sono dell'idea, a giorni arriverà l'esito dello studio commissionato da AGEA, che sia sbagliato passare il porta a porta. Il porta a porta va bene nei paesi in cui ci sono tante abitazioni, ma non in città in cui ci sono tanti condomini, perché se è vero come è vero che Pordenone è in cima alle classifiche per la capacità di riciclare i rifiuti, a questo punto non è il modo di raccoglierli che fa la differenza, ma è la civiltà dei pordenonesi. Ci sono sicuramente degli incivili, quelli che io definisco maiali, che abbandonano i rifiuti dappertutto. Ed è un fenomeno che viene di esportazione soprattutto, perché sono proprio quelli che vengono da altri paesi, che hanno il porta a porta, che abbandonano poi magari i rifiuti a Pordenone, o di qualche maleducato che per non fare la fatica di fare 50 metri lascia i rifiuti per terra, o non di Firenze. Ma la stragrande maggioranza dei pordenonesi ha dimostrato di differenziare bene. Quindi perché obbligarli ad un onere ulteriore, tenere in casa 7, 8 bidoncini o cassonetti, quando portandolo nel cassone grande o dividendoli hanno già assolto il loro compito? Considerate che passare al porta a porta può essere alla page e alla moda, ma costa almeno 2 milioni di euro alla società che dovrebbe realizzarlo. E 2 milioni di euro aggiunto alla necessità di implementare il servizio, perché oggi molta gente resta a casa e aumenta la quantità di rifiuti, significa aumentare la Tari. Non c'è via di uscita. Mentre in questo momento forse è meglio fare una politica di sensibilizzazione, di cultura e di educazione, dicendo cerchiamo di essere ancora più educati, di risparmiare e di avere comunque una Tari che è tra le più basse d'Italia. Ovviamente dà fastidio pagarla, però è tra le più basse d'Italia. Il problema cruciale che riguarda Pordenone e Friuli Venezia Giulia, in realtà, non è neppure la differenziata. Ma è un tema di cui nessuno discute, ma è chiudere il cerchio del ciclo dei rifiuti. Una volta che io ho differenziato, questo materiale da qualche parte deve andare. Tutto ciò che non è riciclabile, tutto ciò che il mercato non mi chiede, vetro, carta, da qualche parte deve finire. Attualmente queste tonnellate che non sono riutilizzabili vengono caricate sul camion e portate in inceneritori che stanno in Bulgaria, che stanno in Cechia, che stanno in Austria, con costi esorbitanti. Perché devo pagare l'autista, il camion, il carburante e portare materiale che dall'altra parte viene utilizzato per gli inceneritori e non è che me lo pagano loro, devo essere io a pagare per entrare. Il rischio qual è? Il rischio è che prima o poi, o perché c'è saturazione, o perché l'Europa interviene anche in quei paesi, o perché questi decidono di non darci più una mano, nel momento in cui il camion arriva alla sbarra a Sofia in Bulgaria, la società gli dice, sai cosa succede? Ieri costava 170 euro a tonnellata il tuo rifiuto, da domani costa 500. Se ti va bene, bene, altrimenti prendi il camion e torna indietro. E dove le mettiamo? Nelle discariche, che non si possono più fare se non per emergenza? La verità è discutere non tanto su dei temi suggestivi al Greta Thunberg, diminuiamo la quantità di rifiuto. Bellissimo, e io spero che sia così. Ma forse ragionare se questo territorio a livello regionale, quindi mettiamo Udine, Gorizia, Trieste, c'era già, forse dobbiamo
pensare se la tecnologia ci può venire in aiuto per chiudere questo ciclo, per essere autosufficienti, per governare la tariffa. Perché se io riesco a gestire quella quantità di rifiuto che non è riciclabile, ma che impone un costo molto alto, sono in grado poi di diminuire le bollette ai cittadini. Oggi non lo posso fare, non sono in autonomia. E allora qualcuno, compreso qualche mio avversario, dice diminuiamo i rifiuti. Gli studi internazionali hanno dimostrato che la quantità di rifiuto è direttamente dipendente dal reddito pro capite. Paesi ricchi consumano, producono rifiuti, paesi poveri non consumano, producono meno rifiuto. Quindi o diventiamo più poveri, e io spero che non sia così, ma è difficile che società che progrediscono dal punto di vista del reddito, almeno in prospettiva, e speriamo che sia così, aumenteranno la quantità di rifiuto. Ma lo vediamo, perché ogni anno aumenta la quantità di rifiuto. Sicuramente si può fare un'opera di sensibilizzazione, ma con i buoni intenti, con i fioretti e con la sensibilizzazione basta, dubito riusciremo a chiudere l'enorme problema della cosiddetta cerchio del ciclo dei rifiuti, il cosiddetto sistema integrato dei rifiuti. È un tema complicato, è un tema difficile, su cui anch'io ho la verità, ma che penso debba essere affrontato non col pregiudizio ideologico, ma cercando invece di capire perché magari nei paesi nordici lo fanno in pieno centro, portano l'età di riscaldamento e hanno la neve artificiale, avete visto le foto, per far passare le slitte quando fa comodo, o in alcune città italiane riescono a riscaldare mezza città, e da noi sembra un tabù. Forse bisogna fidarsi un po' della scienza, forse bisogna aprire un dibattito laico, ripeto, non diviso ideologicamente, per consentire anche a noi di non stare col bilancino a vedere se passo una volta in più a Pordenone aumenta la tariffa e dopo mi dimentico completamente che quello che impatta di più è proprio questo aspetto, quindi quello della chiusura della filiera. Ultimissima cosa, i grandi nodi e le opere previste. I grandi nodi sono questo, la mitica. I militari sono intenzionati ad andarsene per creare una nuova caserma più funzionale, sempre qui a Pordenone. Ci sono 12 ettari che sono incardinati in pieno centro e che imporranno un ragionamento dal punto di vista finanziario, ma anche di che cosa farne. Il Comune sicuramente, nell'immediato, appena avrà chiuso questa trattativa con i militari, sono intenzionati, dobbiamo cercare di capire meglio come funzionano le cose, dovrà fare un grande progetto partecipativo per comprendere cosa metterci dentro la mitica e come riqualificarla. 12 ettari in pieno centro, la stessa estensione sostanzialmente al municipio a Corso Garibaldi. Ed è evidente che devono essere scelte ponderate, oculate, rispondenti ai bisogni della città, perché quando si farà quella scelta non si potrà più tornare indietro. L'Amman è stato acquisito dai privati, è una zona sensibile, soprattutto dal punto di vista dell'esondabilità. Anche qui il privato farà la sua parte, ci presenterà presto il suo progetto. Noi dobbiamo reperire le risorse, soprattutto guardando all'Europa, ma magari nell'immediato anche col nostro, per farci vedere caldi dal privato, e l'idea nostra è proprio quella di pensare all'ampliamento del consorzio universitario e quindi di un campus che possa essere attrattivo. L'ex fiera nella parte non quella dell'architetto Scocimarro, quella storica, ma quella retrostante, è messa malissimo. È un luogo frequentato da migliaia di ragazzi che ha bisogno di un'intera riqualificazione per essere un punto di riferimento per chi fa sport, per i genitori, per consentire che non ci sia il rodeo delle macchine che girano per andare a prendere i ragazzi, che venga occupata da persone che non c'entrano niente con gli impianti sportivi perché lasciano la macchina per andare al lavoro e la lasciano lì per ore, impedendo la fruizione invece più corretta di quei parcheggi che sono per i genitori e per i ragazzi che fanno sport. Abbiamo lanciato un concorso di idee, ci vedremo con dei tecnici molto presto, per approntare una linea che consenta di riqualificare completamente quell'area e renderla consona ai bisogni delle tante associazioni che consentono ai nostri ragazzi di fare sport. Della piazza di Borgo Meduna vi ho già, sebbene frettolosamente, detto, l'idea nostra è poi di completare il sistema della sosta attraverso il parcheggio sotterraneo di Piazza del Popolo. Circa 30-35 anni fa si fece uno studio idrogeologico per verificare se sotto quel luogo c'era acqua. Non ce n'era lì, ma ce n'era in Viale Marconi, dove abbiamo dirottato una roggia che stava sgretolando addirittura la stabilità di alcuni edifici. Lì sotto si potrebbe pensare ad un grande parcheggio sotterraneo che porterebbe a due benefici. Uno, liberare la piazza, che è molto bella, quella di fronte alla prefettura, e quindi avere una piazza bella, fruibile, esteticamente piacevole, riqualificando l'intero quindi abitato della zona, e avere integralmente un parcheggio sotterraneo un po' come Udine, che potrebbe spingersi, secondo il progetto, fino addirittura sotto il liceo, quindi avendo anche una capienza notevole. Si parcheggia lì, non si è distanti dal centro e quindi è una cosa estremamente utile. E poi la partenza,
prossima di alcuni, proprio immediata, altri nel corso del 2021-2022, di alcuni percorsi ciclopedonali che completeranno questa rete di pedonabilità e ciclabilità che rende Pordenone ancora più bella e più attraente. Insomma, ci sarà una ragione per cui dicono che siamo una città in cui si viene volentieri. Allora, la prima è quella del Parco del Seminario. Presto poggeremo il ponte che collega il Parco del Seminario a Terme Romane e ci sarà un lavoro di riqualificazione, di sistemazione della pista del Seminario che di fatto si collega a Terme Romane, che si collegherà poi con Via Piave, che arriverà a San Valentino, che attraverso la Via di San Carlo porta in Via la Libertà e poi al Tomadini, e quindi con una pista, una ciclabilità naturalmente sviluppata. Ma c'è di più: dall'ex cotonificio, quindi all'altezza di Viale Martelli, partirà il cosiddetto sentiero delle operaie, cioè il sentiero che le operaie facevano un tempo per andare a lavorare al cotonificio. Una pista ciclopedonale immersa nella natura che collegherà da Viale Martelli fino a Parco Regra, passando anche sotto il ponte della ferrovia e costeggiando su un impalcato anche l'imbarcadero dell'Uncello, quindi un percorso meraviglioso che ci consentirà di riscoprire zone estremamente suggestive e naturalistiche della città. Dopodiché il progetto proseguirà da Parco Regano fino al lago della Burida. L'ultimo invece è quello del Parco Galvani, dove verrà tolta la recinzione, verrà sistemata la recinzione solo nell'area giochi dei bambini per evitare che i bambini possano finire in mezzo alla strada, ma si concepisce il parco un po' all'americana, come il Parco Querini, come altre zone, e facendo passare anche una pista ciclabile che vedrete sarà estremamente bella e che si collegherà a quella del Maglio. Tutti questi progetti, ci tengo a sottolinearlo e chiudo, non sono libro dei sogni, ma la stragrande maggioranza, al netto della mania e della mitica, per la quale bisogna fare ragionamenti un po' più pesanti, sono tutti progetti per i quali ci sono i finanziamenti che abbiamo reperito in questi anni. Mi dispiace se sono stato magari troppo lungo e magari mi sono soffermato su alcuni dettagli, non ho toccato altri temi, ma sono a vostra disposizione, perché la complessità, purtroppo l'articolazione con cui si sviluppa una macchina amministrativa è molto molto alta, quindi ho cercato di concentrarmi sui temi che ritenevo più importanti, ma ripeto, a vostra disposizione, grazie per la vostra pazienza. Ringraziamo il signor Sindaco per averci dato questi flash su una città, diciamo, estremamente dinamica, e questo ci fa molto piacere. Vivere in una realtà che sta cambiando, ma cambiando proprio dal punto di vista energetico, con politiche per i giovani, per gli anziani, un po' per tutte le fasce d'età, una città sempre più green, insomma direi che siamo una città che è sicuramente molto molto appetibile, che ci piacerà sempre di più. Io non vedo domande, direi che lei ha toccato tantissimi punti di interesse. Svilupperemo alcuni punti che lei ha diciamo accennato oggi con l'assessore Mirante, per esempio l'11 febbraio. Poi parleremo anche di rifiuti con l'assessore Boltin più avanti, quindi analizzeremo le cose che lei ci ha illustrato in maniera generale, andremo a vederle in più nel particolare con gli assessori deputati ai singoli ambienti, ai singoli settori della città. Intanto grazie, noi sicuramente metteremo online questo intervento, di modo che la popolazione di Pordenone possa fruirne anche nei prossimi giorni, che ci pare giusto, insomma, condividerla anche con gli altri pordenonesi. Grazie ancora, signor Sindaco. Grazie a lei di cuore, grazie a chi ci ha ascoltato, a tutti i soci della UTA. Grazie di cuore davvero. Arrivederci.